Varese, terra di laghi, incrocio di architetture liberty e del razionalismo fascista, che celebra i fasti di inizio Novecento nello storico hotel sulla collina che domina il lago. Una terra variegata che spazia da una birra tra le più antiche d'Italia e d'Europa alle grappe d'Angera, con vini giovani e interessanti. Dal 2003 che è stata ottenuta l'IGT, ci sono tre aziende, una di Angera che è il Cascinapiano, una di, diciamo, è uno stile più vicino al Piemonte, quindi con i nebbioli, poi abbiamo Amorazzone invece, Cascina Ronchetto, che invece è più uno stile vicino al Canton Ticino, quindi col Merlot, e poi abbiamo anche la tenuta Tovagliere a Gola Secca, che è un misto, diciamo, di vitigni internazionali. Ecco allora che anche una serata di atmosfera dedicata alla birra vede la delegazione territoriale dell'Associazione Italiana Sommelier come protagonista. Sì, è una delegazione questa di Varese, sicuramente importante, che sta facendo molto bene. Abbiamo appena terminato un corso di primo livello con oltre 50 iscritti e poi si distingue anche per continue iniziative che nell'ultimo periodo sono state notevolmente intensificate. Devo dire che in questi quasi 15 anni di lavoro dà grande soddisfazione, perché comunque se crei degli eventi interessanti, la risposta del territorio c'è, di conseguenza insomma dà delle belle soddisfazioni. Una serata che è stata occasione anche per parlare dei sommelier di domani. Con la studentessa dell'Istituto Alberghiero Falcone di Gallarate, Michela Morgera, terza classificata al concorso nazionale Miglior Sommelier d'Italia categoria Junior. Abbiamo avuto la fortuna, grazie al nostro preside, di poter fare il corso sommelier anche all'interno della nostra scuola. Quindi io già dall'anno scorso avevo fatto il primo livello e il secondo livello è stato fatto quest'ultimo anno. L'anno prossimo farò il terzo livello, quindi potrò essere una sommelier. E poi con gli amici, quindi le amiche, quando si esce scegli tu il vino? Sì, adesso scelgo io il vino, anche tra le mie colleghe, anche se esco col mio capo, comunque sono sempre io quella che assaggia il vino, perché ormai sono ritenuta la sommelier. Il punto di partenza per avere degli ottimi sommelier che possano diffondere questa filosofia, questo mondo è quello delle scuole, quindi è il mondo degli istituti alberghieri. Siamo riusciti a portare avanti un buon discorso. Merito, chiaramente, è il loro desiderio di studiare. E la serata prosegue tra i colonnati e i marmi, sulle note di un passato ricco di fascino. Mm-hmm.